In questo incontro parleremo della dinamica relativistica. Gli argomenti che affronteremo sono dei richiami di meccanica e cinematica relativistica, giusto per inquadrarli nella problematica che dovette affrontare Einstein di studiare una meccanica newtoniana generalizzata, cioè la meccanica relativistica. Per approdare alla meccanica relativistica andremo ad analizzare la quantità di moto, i principi di conservazione della quantità di moto e vedremo che per avere una conservazione della quantità di moto è necessario ridefinire il concetto di massa di un punto materiale e in particolare introdurre il concetto di massa relativistica e massa a riposo di un punto materiale. Da qui furono introdotti i concetti di energia e quantità di moto relativistiche e poi vedremo alcune applicazioni di queste quantità. Allora, per quanto riguarda la meccanica newtoniana, ben sappiamo che essa appoggia sui tre principi di Newton. In particolare, la seconda legge di Newton ci dice che la risultante delle forze che agisce su un punto materiale con massa inerziale m è uguale al prodotto della massa m per l'accelerazione del punto materiale. Un aspetto di questa relazione è che la risultante delle forze è sempre parallela all'accelerazione. Un'altra conseguenza di questa relazione è che nel momento in cui la forza è costante e utilizziamo la cinematica newtoniana, sappiamo che la velocità di un punto materiale che all'istante iniziale è fermo, possiamo scrivere ad un certo istante t come prodotto dell'accelerazione per il tempo. Però, se le forze sono costanti, quindi l'accelerazione è costante, la velocità aumenta con il tempo secondo questa relazione. Questo poi la richiameremo dopo. Un altro aspetto della meccanica newtoniana è connessa con le trasformazioni tra due sistemi di riferimento. Quindi considereremo un osservatore O' che si muove con velocità v rispetto ad un osservatore O. E un evento, un punto dello spazio, per l'osservatore O sarà individuato dalle coordinate x, y, z e t, per l'osservatore O' dalle coordinate x', y', z' e t'. Ora, quello che ci dice la meccanica newtoniana o le trasformazioni galileane è che la correlazione tra questi due punti è data da queste equazioni. Semplicemente vedete che il punto x è data dalla somma algebrica della distanza x' nel riferimento O' più la velocità con cui si muove il sistema di riferimento rispetto ad O. Qua ovviamente abbiamo assunto che all'istante iniziale le due origini coincidono. Poi, poiché il moto avviene sempre lungo l'asse x, faremo sempre questa assunzione, e non lungo l'asse y né z, le due coordinate y' e z' non vengono toccate, ed infine, quella più importante dal punto di vista della relatività, è che il tempo nella fisica newtoniana è un concetto assoluto. Tutti gli osservatori assegnano sempre lo stesso tempo, misurano sempre gli stessi intervalli di tempo. Ora, sottostante alle trasformazioni galileane, in realtà c'è anche il principio di relatività galileana che ci dice che le leggi della fisica hanno sempre la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. In altre parole, questo significa che qualunque esperimento meccanico io faccia in un laboratorio non riuscirò mai a stabilire se sono in moto oppure in quiete. Questo significa il principio di relatività galileana. Poi, così come abbiamo le trasformazioni di coordinate, abbiamo anche le trasformazioni per quanto riguarda la velocità di un punto materiale. Quindi se in un sistema di riferimento la particella ha componenti della velocità o x, y, z, un altro riferimento in moto sempre con velocità v rispetto all'osservatore O, e avrà componenti x', y', z', ebbene la legge di trasformazione di coordinate implicano che le trasformazioni delle velocità hanno questa forma, quindi abbiamo una sorta di composizione delle velocità. Qui abbiamo qualche dettaglio del calcolo. Ed infine possiamo determinare anche l'accelerazione di un punto materiale come, dalla definizione cinematica, variazione della velocità rispetto a tempo, e utilizzando il fatto che il tempo è una quantità assoluta, uno trova che le componenti dell'accelerazione sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, in moto uno rispetto all'altro. Questo risultato ha delle conseguenze interessanti perché ci dice che se nel sistema di riferimento
scrivo la seconda legge di Newton come la forza per la massa iniziale per accelerazione. Nel sistema di riferimento primo, in moto con velocità v rispetto all'osservatore O, scriverò la risultante delle forze F' come il prodotto della massa iniziale, che è sempre la stessa, per l'accelerazione primo. Quello che succede, poiché le accelerazioni sono le stesse, le forze risultano le stesse, cioè ci troviamo di fronte a una quantità che si dice essere invariante. Quindi un'invarianza significa che un'equazione assume la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento. Ora, questo aspetto viene a mancare quando consideriamo l'elettromagnetismo. Infatti, dall'equazione di Maxwell, che regolano tutti i fenomeni elettromagnetici, uno deduce che la radiazione elettromagnetica si propaga come un'onda, il che significa che soddisfa un'equazione di questo tipo. E la velocità è data da 1 su c quadro, dove c è proprio la velocità della luce, 300.000 km al secondo. Ora, al di là dell'equazione, la cosa importante che ci dice questa equazione è la seguente. Se io mi scrivo l'equazione delle onde elettromagnetiche nel riferimento O, quindi in coordinate x, y e z, e assume questa forma, applico una trasformazione di Galileo, quindi passo nei sistemi coordinate x', y', z', t', quello che succede, l'equazione cambia forma, cioè vedete i primi quattro oggetti nel... Oh, scusatemi, qua ci volevano dei primi. I primi quattro oggetti sono esattamente uguali all'equazione nell'altro sistema di riferimento, però l'osservatore primo vedrà anche la comparsa di questa quantità, che dipende, vedete, dalla velocità relativa tra i due riferimenti. In altre parole, questo significa che, poiché l'equazione non rimane invariante, io posso effettuare un esperimento elettromagnetico e accorgermi di essere in un sistema di riferimento in moto o in quiete, dovuto alla presenza di questi tempi. E allora vediamo un po' perché la meccanica newtoniana comincia ad entrare in crisi quando cominciamo a considerare processi elettromagnetici, che detti in altre parole significa andiamo a considerare regimi relativistici, cioè quelle particelle che si muovono a velocità prossima a quella della luce. Allora, uno degli aspetti che conoscete benissimo riguarda il concetto d'etere, che fu introdotto per far sì che un'onda elettromagnetica si propagasse, aveva bisogno di un supporto per propagarsi, e quindi fu introdotto questo concetto di etere. Però furono fatti esperimenti, in particolare il più importante è quello di Michelson Morley, il quale mise in evidenza che di fatto l'etere non esisteva. La velocità della luce era sempre la stessa in tutte le direzioni, risultato del quale essa ne prese visione, nel senso che se la velocità è la stessa in tutte le direzioni, quindi non dipende dalle direzioni, vuol dire che anche le trasformazioni delle velocità, come ce le ha insegnate Galileo, non vanno bene quando vengono applicate alla luce. Mentre valgono in situazioni di meccanica, quando le applico alle onde elettromagnetiche, la cosa non funziona perché dovrei trovare, se sono vere le leggi di trasformazione galileane, che la velocità dipende a secondo se la sorgente si muove a favore del vento etere o contro. Invece l'esperimento di Michelson e Morley diede un risultato negativo. Non si videro frange di interferenze, come ben sapete. Allora, per superare questi problemi, Einstein postulò le seguenti leggi. Primo, le leggi della fisica sono le stesse per tutti gli osservatori, in modo che tirino in forma uno rispetto all'altro. In realtà, ci arrivo tra un attimo, questa è una generalizzazione del principio di relatività galileano. Il secondo postulato è che la velocità della luce è la stessa per tutti gli osservatori, indipendentemente dal moto della sorgente. Di fatto il primo postulato generalizza quello galileano, dice non solo nessun esperimento fisico è in grado di farmi stabilire se io sono in quiete o in modo rettilineo uniforme, ma neanche nessun esperimento elettromagnetico riesce a farmi stabilire se io sono in quiete o in moto rettilineo uniforme. Le trasformazioni allora che furono proposte da Lorentz, che cercavano di risolvere alcune situazioni, sono le seguenti. Quindi consideriamo due osservatori O primo, un evento è caratterizzato dalle coordinate T, X, Y, Z per l'osservatore O, T', X', Y', Z' per l'osservatore O primo, e vedete Lorentz trova che le trasformazioni da considerare sono le seguenti. La x sarà data da x' più vt', e vedete il numeratore è esattamente uguale a quello galileano. Quello che cambia è il fattore relativistico che compare qui in basso.
le coordinate lungo l'asse y e z non cambiano, però quello che cambia adesso è anche la trasformazione temporale. Quindi non è semplicemente t uguale a t' come nel caso galileano, ma ci sono altri termini correttivi. Queste trasformazioni portarono Einstein a riconsiderare i concetti di spazio-tempo e di parlare per la prima volta di un'unificazione da spazio e tempo, le tre coordinate spaziali più la coordinata temporale. Ovviamente le trasformazioni di Lorentz già contengono, per come sono definite, l'informazione che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento, perché se per esempio l'osservatore O spara un raggio di luce lungo la direzione X e trova che la legge oraria X c'è T, applicando le trasformazioni di Lorentz, anche un osservatore in moto rispetto ad O con velocità V troverà la stessa legge oraria, però con la stessa velocità della luce. Quindi la velocità della luce mantiene la stessa quantità sia nel riferimento O' che nel riferimento O. Però da dove vengono fuori le equazioni, le trasformazioni di Lorentz? La cosa era più profonda, perché Lorentz si accorse che le sue trasformazioni, queste qui, avevano la proprietà di lasciare invariante le equazioni di propagazione delle onde. Se vi ricordate, abbiamo visto che le trasformazioni galileane davano un termine in più, questo qui racchiuso nel cerchio, che rompeva l'invarianza. Se invece uno scrive l'equazione dell'onda elettromagnetica nel sistema di riferimento O, usa le trasformazioni di Lorentz per passare nel riferimento primo, trova che, vedete, l'equazione resta invariante in forma. E quindi, no, questi sono i dettagli di calcolo, non ci interessa. E quindi questo è un risultato fondamentale, perché mi sta dicendo, se io sono nel sistema di riferimento O, faccio un esperimento elettromagnetico, trovo una certa cosa. Quindi che le equazioni d'onda si propagano secondo l'equazione qui a sinistra. Faccio una trasformazione di Lorentz, passo nel riferimento primo e ritrovo la stessa equazione, quindi non riuscirò mai a stabilire se sono in moto o in quiete rispetto all'altro osservatore. Questa è stata la linea guida che portò Einstein alla formulazione della relatività ristretta. Naturalmente, così come abbiamo trasformazioni di coordinate, abbiamo anche trasformazioni delle velocità. Giocherellando un po' con le derivate rispetto a tempo, si trova che le componenti della velocità di un punto materiale lungo l'asse x, vedete, hanno il termine al numeratore, che è ancora una volta quello galileano, però viene corretto da questo termine al denominatore. Poi le componenti y e z vengono anch'esse corrette, a differenza di quelle galileane. E ovviamente le trasformazioni delle velocità, anch'esse contengono l'informazione che se un segnale si propaga con velocità c in un frame, quindi immaginiamo di sparare un raggio di luce e l'osservatore O' dà la velocità Ux', applicando le trasformazioni di Lorentz per le velocità, anche l'osservatore O troverà la stessa velocità c. E questo è tutto ben conclamato. L'aspetto rilevante è che, da un lato, le equazioni di Lorentz lasciano invariate le equazioni dei fenomeni elettromagnetici, però nel limite bassa velocità, dove bassa velocità significa velocità molto piccola rispetto alla velocità della luce, esse si riducono a quelle galileane. Ok? E allora, arriviamo adesso al tema del nostro incontro, perché avere anche una dinamica relativistica. Allora, i punti salienti che abbiamo visto finora sono: le trasformazioni di Lorentz lasciano invariate le leggi dell'elettromagnetismo, il che vuol dire che non possiamo estendere i principi di relatività galileane a quelli elettromagnetici. I principi di relatività galileana valgono solo nel regime non relativistico, basse velocità. Poi l'altro aspetto è che le trasformazioni di Lorentz per piccole velocità si riducono a quelle di Galileo. E allora, da queste osservazioni, Einstein fece altre osservazioni che mettevano in crisi totale tutta la meccanica newtoniana. Per esempio, ho detto all'inizio che se la forza è costante, allora la velocità varia nel tempo linearmente, quindi la velocità cresce col tempo. Però Einstein subito criticò questa formula dicendo
se io aspetto un tempo indefinito, quindi dopo un tempo illimitato, la velocità v può diventare addirittura superiore alla velocità della luce, cosa che non può essere per secondo postulato. Altra cosa, la seconda legge di Newton che spiegava tutto è caratterizzata dal fatto che la risultante delle forze è proporzionale all'accelerazione e quindi alla variazione di velocità rispetto a tempo. Però, mentre in meccanica newtoniana il tempo è un concetto assoluto, tutti gli osservatori misurano lo stesso tempo, intervallo di tempo, e la relatività ristretta, o se vogliamo i postulati della relatività ristretta, mi dicono che il tempo in realtà è una quantità relativa, bisogna capire quel dt che sta lì, se è riferito al tempo proprio, cioè l'osservatore seduto sulla particella, se è riferito a un osservatore che vede la particella e così via. Terza critica che voglio presentare e che minava proprio la fisica gravitazionale è la seguente. Newton ci ha insegnato che due corpi di massa m si attraggono mediante interazione gravitazionale. In particolare, se consideriamo il sistema solare, massa terrestre e massa solare, la forza di attrazione è prodotto delle masse diviso la distanza, e g è la solita costante di Newton. Ora, perché Einstein criticò questa formula? Beh, capite subito, immaginiamo di togliere il Sole dal sistema solare. Domanda, dopo quanto tempo la Terra si accorge che il Sole non sta più lì? È chiaro che se guardo la formula di Newton, mettere m solo uguale a zero significa che la forza è zero, istantaneamente la Terra dovrebbe accorgersi. Però dai postulati della relatività, Einstein sapeva che i segnali non possono propagarsi a velocità maggiore di quella della luce, quindi la Terra non può istantaneamente accorgersi che il Sole non c'è più. Quindi questa equazione, sebbene spieghi tutto ciò che accade a livello di sistema solare, però è inconsistente con i principi fondamentali della relatività. Tant'è vero che fu costretto poi a inventarsi la relatività generale. Quindi allora, fatti questi richiami di perché cominciava a vacillare la meccanica newtoniana, facciamo un altro richiamo veloce di quello che ci insegna la meccanica classica. Ora, in meccanica classica, in dinamica classica, non relativistica, abbiamo che la quantità di moto è definita come prodotto della massa inerziale del punto materiale per la velocità. Poi sappiamo che l'energia di una particella è uguale all'energia cinetica, più tutte le forme di energia possiamo conoscere, energia potenziale e così via. Poi valgono i principi di conservazione della quantità di moto, dell'energia e della massa. Tutto questo è ben noto. E allora vediamo come, utilizzando le trasformazioni di Lorentz, viene a crollare uno di questi principi, il principio di conservazione della quantità di moto. Allora, muoviamoci prima nell'ambito non relativistico, considerando le trasformazioni galileane, quindi utilizzeremo la relazione che lega la velocità del punto materiale in un frame con l'altro sistema di riferimento, in modo uno rispetto all'altro con velocità v. E consideriamo questo processo di scattering. Quindi abbiamo una particella A e B che urta una particella B con le loro velocità, e dopo avremo si sarà formata una particella C e una particella D con le loro velocità. Ora, se utilizziamo la definizione di quantità di moto come prodotto della massa iniziale per la velocità, il principio di conservazione ci dice che vale questa relazione rapportata in rosso. Quindi la quantità di moto di A più la quantità di moto di B prima dell'urto è uguale alla quantità di moto C più la quantità di moto D dopo l'urto. Adesso vediamo lo stesso processo dal punto di vista dell'osservatore O' in moto con velocità V rispetto all'osservatore O. Per lui vale ovviamente il principio di conservazione della quantità di moto, lui misurerà una velocità V' per A, una velocità V' per B e così via per le altre particelle, le masse restano le stesse, scrive la legge di conservazione della quantità di moto, che sarebbe questa. Dopodiché, quello che si fa, passiamo dal sistema di riferimento O' al sistema di riferimento O attraverso le trasformazioni delle velocità. Quindi questo significa che dove comparirà V con A' sostituiamo V con A meno V, dove sarà V con B' sostituiamo V con B meno V e così via, e si arriva a un'equazione riportata qui in rosso. Ora, l'aspetto salente non è tanto l'equazione quanto quello che emerge da questa equazione. In questa equazione, vedete, sono contenuti queste due quantità
raccecchiate in blu, che sono nient'altro che la conservazione della quantità di moto per l'osservatore in quiete. Quello che resta è il prodotto, questa equazione, somma delle masse per la velocità dei due sistemi di finimento uguale alla somma delle masse dopo l'urto per la velocità dei due sistemi di finimento. Quindi la velocità si semplifica, abbiamo la conservazione della massa. Quindi in meccanica non newtoniana il fatto che la massa si conservi è intrinsecamente connesso dal fatto che utilizziamo come definizione le quantità di moto il prodotto della massa iniziale per la velocità, però dall'altro lato perché stiamo imponendo che il principio di conservazione della quantità di moto valga per tutti i sistemi di riferimento. Ogni sistema di riferimento scriverà il suo principio della quantità di moto. La cosa crolla nel momento in cui andiamo a utilizzare la meccanica relativistica, in particolare la relazione che lega le due velocità misurate nei due frame differenti, nei due sistemi differenti. Allora, rianalizziamo il processo, quindi questa è la slide di prima. L'osservatore O scriverà la sua equazione per la conservazione della quantità di moto, sempre utilizzando il fatto che la quantità di moto è semplicemente il prodotto della massa iniziale per la velocità. L'osservatore primo in moto con velocità v rispetto ad O scriverà la sua equazione per la conservazione della quantità di moto. Rifacciamo lo stesso ragionamento di prima, quindi voglio passare da O' ad O utilizzando le leggi di trasformazione delle velocità. Vado a sostituire e quello che ottengo, vedete, è una equazione che non ha niente a che vedere con il principio di conservazione della quantità di moto che scriverebbe l'osservatore O. Quindi quello che succede è che abbiamo una relazione che dipende dalla velocità relative, non abbiamo più quantità invarianti, ci sono problemi. Tutti i problemi sono dovuti al fatto che uno sta insistendo su questa definizione, cioè la quantità di moto è massa per velocità. Ora, questo era un esempio generale, vi mostro un esempio diretto dove la cosa si vede immediatamente. Questo perché le velocità vengono scelte, ma è opportuno che l'effetto sia manifesto. Allora, consideriamo il solito osservatore O' che vede due masse M0 che vanno uno contro l'altro con velocità U, scriverà la sua quantità di moto iniziale e vedete, poiché le due vanno uno contro l'altro, quantità di moto iniziale è 0. Dopodiché queste urtano, restano ferme, la quantità di moto finale, poiché le particelle stanno ferme, sarà ancora 0. E quindi abbiamo il principio di conservazione della quantità di moto. Stesso processo per l'osservatore O che vede O' muoversi con velocità costante, però sempre in regime non relativistico. Allora, le velocità vengono scelte in maniera tale che la velocità di riferimento è U, per cui la seconda particella, la seconda massa, questa è morta, la seconda massa, questa qui, risulta essere ferma per l'osservatore O, mentre la velocità della prima massa, per le leggi di composizione delle velocità, risulta essere la somma algebrica. Quindi l'osservatore O, per il processo iniziale, trova che la quantità di moto iniziale è data dalla massa M0 per la velocità che lui misura. Per le trasformazioni galileane, la velocità che lui misura sarà U più U, quindi due volte U. Per cui la quantità di moto, eccolo qua, iniziale due volte la massa per U. Dopodiché le due masse si incontrano, si muovono a velocità U e la quantità di moto che lui misura, quella finale, sarà ancora 2m0 per U. Quindi le due quantità di moto sono conservate prima e dopo. Però, quando passiamo al regime relativistico e insistiamo nel dire che la quantità di moto è il prodotto della massa iniziale per la velocità, troviamo un problema. Perché? La slide è esattamente quello di prima, quello che cambia adesso sono le trasformazioni delle velocità che dobbiamo utilizzare, quelle di Lorentz. Per cui vedete, la velocità W che l'osservatore O vede sarà data dalla velocità della particella nel frame O' che era U, più la velocità del frame che è U, diviso quel fattore relativistico. Quindi lui misurerà una quantità di moto iniziale che è 2m0U diviso questo fattore. Dopodiché le due masse si incontrano e si continueranno a muovere con velocità U e lui misurerà 2m0U, che vedete è completamente diversa da quella iniziale, dovuta alla presenza di questo fattore
relativistico. Capita subito, nel momento in cui siamo in regime non relativistico, che vuol dire che U su C è trascurabile, si hanno le conservazioni delle quantità di moto. Cosa invece, se siamo in regime non relativistico, la cosa non è più vera, la quantità di moto non si conserva. Quindi Einstein si trovò a seguire due possibili strade: o rinunciare al principio di conservazione della quantità di moto, oppure avere il coraggio e ridefinire in modo opportuno la quantità di moto in modo che i calcoli ritornassero. Ora, chiaramente non rinunciò al principio della conservazione della quantità di moto, perché in fisica ogni qualvolta c'è una grandezza che si conserva, vuol dire che il sistema ha delle proprietà di simmetria. Questo significa che se per esempio il mio sistema è invariante per traslazioni spaziali, la quantità che si conserva è la quantità di moto. Se il mio sistema mostra delle invarianze per rotazione, vuol dire che si sta conservando il momento angolare e così via. Quindi, accettando l'idea di dover avere un principio di conservazione della quantità di moto, l'unico modo per salvarlo in regime relativistico era quello di ridefinire la quantità di moto in maniera tale che nel regime non relativistico mi riproducesse la quantità di moto che Newton ci ha insegnato. E allora, per sanare il sanabile, quindi avere un principio di conservazione della quantità di moto che valesse nei regimi relativistici, si accorse che doveva abbandonare il concetto di massa assoluta di un punto materiale e introdurre il concetto di massa relativistica, cioè la massa può variare con la velocità del punto materiale. E allora, se uno usa questa condizione, allora la nuova quantità di moto che uno deve essere considerata è ancora il prodotto della massa per la velocità del punto materiale, anche per ragioni dimensionali deve essere così, solo che la massa da considerare deve essere la massa relativistica, cioè la massa a riposo del punto materiale diviso questo fattore relativistico. Chiaramente, lo accorgete subito, nel regime non relativistico, quindi quando le velocità in gioco sono molto piccole rispetto alla velocità della luce, la quantità di moto sopra definita ci ridà esattamente la quantità di moto newtoniana, m con 0, massa inerziale per u. Quindi allora, se uno ritorna all'esempio di prima e calcola lo scattering tra particella A e B che dà C e D e utilizza la nuova definizione di quantità di moto in cui è incorporata la massa relativistica, allora si vede che partendo dalla conservazione della quantità di moto nel sistema di riferimento primo, applico le trasformazioni di Lorentz, arrivo alla conservazione della quantità di moto nel sistema di riferimento O, in più la conservazione della massa adesso relativistica assume questa espressione. Cioè, vedete, ci sono i fattori relativistici, questa espressione indicata con star, ci sono i fattori relativistici che la correggono. È chiaro che nel momento in cui si apre il regime non relativistico, le velocità delle particelle possono essere trascurate, otteniamo quello che abbiamo imparato nella fisica newtoniana. Ok, questo lo saltiamo, giusto per dire che l'errore concettuale che si faceva prima è che qua veniva considerato la massa come la somma delle due, 2mz, in realtà bisogna introdurre un'altra massa e si dimostra che affinché valga il principio di conservazione delle quantità di moto, la massa da considerare in questo processo di scattering, la massa a riposo, non è semplicemente la somma delle masse, ma viene leggermente corretta dai fattori relativistici. Vabbè, questo è un dettaglio. Ora vediamo però che conseguenze fondamentali ha il fatto di aver introdotto un nuovo concetto di quantità di moto e quindi di massa relativistica. Innanzitutto ritorniamo all'espressione iniziale che Einstein aveva criticato, secondo cui la velocità di un punto materiale, quando è soggetto a una forza costante, cresce linearmente col tempo, appunto tale che per un tempo indefinito, quindi t tende a infinito, la velocità può addirittura superare quella della luce, cosa inconsistente con i principi, con i postulati di Einstein. Nella fisica einsteiniana la cosa viene modificata in questo modo: assumiamo che all'istante iniziale il punto materiale sia fermo, applichiamo una forza e essenzialmente la seconda legge di Newton, qui scritta sotto forma di impulso essenzialmente, diventa Ft per P.
Dopodiché prendiamo la nuova definizione che abbiamo dato di quantità di moto, quindi il prodotto della massa, riposo, velocità diviso il fattore relativistico, risolviamo rispetto alla velocità e arriviamo a questa equazione. E allora vedete subito che le cose tornano, perché se sto tempi molto piccoli rispetto a m0f, quindi significa che all'istante iniziale e inizialmente quando applico la forza, questa relazione si riduce a quella newtoniana. Ed è giusto che sia così, perché siamo ancora lontani dalla velocità della luce, quindi siamo nei regimi non relativistici. Però quando il tempo passa e siamo nei regimi in cui t è molto maggiore di m0c su f, quindi vuol dire un tempo t infinito, essenzialmente, quindi quando t tende a infinito, il termine qui, vedete, va a zero e v approssima a c. E tutto è perfettamente coerente con i postulati einsteiniani. Secondo punto. Einstein aveva criticato la legge di Newton, F uguale M per A, perché c'era il problema del tempo, abbiamo detto. In fisica einsteiniana, quindi per tener conto degli effetti relativistici, la seconda legge di Newton va scritta in questo modo. Cioè non possiamo, vedete come si fa in meccanica newtoniana, portare fuori la massa inerziale. Lì lo possiamo fare perché la massa è costante, non c'è problema, non varia col tempo. Però in fisica einsteiniana la massa deve rimanere al di qua della derivazione temporale perché agisce su di essa. E quindi quello che succede, le riquadro in rosso alcuni dettagli di calcolo, però vedete la forza è data dal contributo di due oggetti. Uno, massa relativistica per la variazione della velocità rispetto a tempo, che essenzialmente ci ricorda la legge di Newton, solo che al posto della massa inerziale c'è la massa relativistica. E poi c'è questo pezzo nuovo che è essenzialmente legato alle forze e al prodotto scalare con le velocità. Allora, cosa ci sta dicendo questa equazione? Che mentre in fisica newtoniana è sempre vero che la forza è parallela all'accelerazione, in generale, in fisica einsteiniana, non è vero che accelerazione e forza sono parallele, ci sono altre componenti. E il fatto che ci siano queste correzioni relativistiche si vede proprio a livello elementare gli esperimenti che fanno, per esempio, al CERN, gli acceleratori di particelle. Quando una particella viene iniettata in un acceleratore ed è soggetta a campi magnetici, in modo che segue una traiettoria circolare, quello che succede è che il raggio di curvatura della traiettoria viene corretto da questi fattori relativistici, quest'1 meno quadro su c quadro. Se la velocità dei protoni, cosa impossibile, però supponiamo che la velocità dei protoni fosse non relativistica, allora avremmo il risultato classico che ci insegna Newton. Però, poiché là siamo in regimi relativistici, le correzioni relativistiche diventano importanti. E infatti poi gli acceleratori devono essere costruiti tenendo conto di queste correzioni. Cioè non posso fare un raggio di 10 metri se la correzione relativistica mi dice che deve essere di 12 metri. Ok, altra cosa fondamentale della dinamica relativistica è la relazione che lega la massa e l'energia. Ora, per arrivare a questa relazione, vediamo prima che succede nella fisica newtoniana, giusto fare un parallelismo, e poi vediamo che succede nella fisica einsteiniana. Allora, partiamo dalla definizione in generale qui, che il lavoro è una variazione di energia cinetica. Quindi se ho un punto materiale, per esempio, fermo, applico un lavoro e acquisto una certa velocità, la variazione di energia cinetica è connessa col lavoro che io ho eseguito sul punto materiale per fargli variare la velocità. Vi ricordo poi che la velocità in generale è definita come prodotto per lo spostamento. Ora, in fisica newtoniana abbiamo detto che la seconda legge di Newton può essere scritta in questo modo, massa per l'accelerazione, dove l'accelerazione è la variazione di velocità rispetto a tempo, e U è la velocità del punto materiale, quindi la variazione dello spazio rispetto all'intervallo di tempo necessario affinché avvenga questa variazione. E allora, prendo la definizione di lavoro nella sua forma più generale, vado a sostituire l'espressione della forza della meccanica newtoniana
Qui il solito trucchetto di portare il dt sotto il dx in modo da avere una velocità, si fanno i calcoli del caso, non entro nel dettaglio, e si trova che il lavoro è proprio l'energia cinetica del punto materiale. E da qui definiamo l'energia cinetica essere proprio un mezzo la massa inerziale per u al quadrato. In fisica einsteiniana il punto di partenza è lo stesso, quello che cambia è, come abbiamo detto prima, è la definizione di forza, perché io non posso portare la massa relativistica fuori da questo operatore differenziale rispetto a tempo. E allora, tenendo conto di questo fatto, qua ci sono i dettagli del calcolo, non entro in merito, quello che succede è che il lavoro, quindi l'energia cinetica, viene a essere la differenza tra la massa relativistica per la velocità della luce al quadrato meno la massa a riposo del punto materiale per la velocità della luce al quadrato. Cioè, risultato con il riassunto qui. Allora, vedete, la prima linea mi sta dicendo che l'energia cinetica, posso scriverla come variazione di energia relativistica meno energia a riposo. Ricordando l'espressione della massa relativistica, uno se la scrive in questa seconda forma un po' più appealing. E da qui si vede subito che quando la velocità della particella si approssima alla velocità della luce, l'energia cinetica tende a infinito. Beh, questo lo capiamo perché significa che occorre un lavoro infinito, perché aumentando la velocità, quindi la velocità della particella tende alla velocità della luce, aumenta la massa inerziale, la tendenza del corpo a opporsi a sollecitazioni esterne, quindi io devo pompare energia infinita per poter accelerare la particella fino alla velocità della luce. La prima relazione in realtà poi viene riscritta nella forma della seconda relazione, secondo cui l'energia totale della particella, quando siamo in regime relativistico, è data dall'energia cinetica della particella più l'energia a riposo della particella. In fisica newtoniana l'energia a riposo non compare mai, compare solo l'energia cinetica. In fisica relativistica occorre tener conto anche dell'energia a riposo della particella. L'energia a riposo è la terza di questi item, è quell'energia della particella quando la velocità è uguale a zero e quindi l'energia cinetica è uguale a zero. Naturalmente l'espressione dell'energia cinetica, se tutto funziona, mi deve ridare i risultati della meccanica newtoniana nei limiti non relativistici. Quindi, quando la velocità della particella è molto piccola rispetto alla velocità della luce, si fa uno sviluppo in serie di quella radice e otteniamo il risultato newtoniano, che vedete non è assolutamente la stessa cosa che sostituire la massa con la massa relativistica nell'espressione dell'energia cinetica. L'energia cinetica è la differenza della massa relativistica meno la massa a riposo, non è questa espressione da portata qui in basso. Ok, questo risultato dell'energia cinetica in funzione della velocità fu sottoposto a verifica sperimentale da Bertozzi nel 1963 con un famosissimo esperimento in cui venivano prodotte particelle cariche mediante il generatore elettrostatico, iniettate in un acceleratore lineare dove c'erano differenze potenziali che acceleravano queste particelle e poi si calcolavano i tempi di volo mediante l'oscillografo quando gli elettroni urtavano il disco di alluminio. Allora, quello che succedeva praticamente era di mettere in relazione le seguenti quantità: verificare se le previsioni della meccanica relativistica che mi danno il rapporto della velocità della particella su quelle della luce legata all'energia cinetica in questo modo, vedete, questo è proprio un mezzo mv quadro, e le previsioni della meccanica relativistica che mi danno una forma più complicata che lega la velocità della particella rispetto all'energia cinetica. E allora si vede che per basse energie cinetiche la relatività ristretta e la meccanica newtoniana vanno a parallelo, però mano a mano che aumenta l'energia cinetica i punti sperimentali tendono asintoticamente alla velocità della luce, cioè si ha questa curva. Quindi le previsioni della meccanica relativistica sono quelle giuste, perché la relatività di Einstein prevedeva un andamento di questo tipo, mentre la meccanica
non relativistica, prevedeva che a crescere dell'energia cinetica la velocità aumentasse, cosa che non è stata vista sperimentalmente, e addirittura superava la velocità della luce, proprio cosa impossibile secondo i postulati newtoniani. Oh, fermiamoci un attimo ancora su questa differenza tra massa e energia relativistica e massa e energia al riposo di una particella. Allora, l'energia relativistica rappresenta l'energia totale ed è legata al fatto che la massa può variare con la velocità della particella, cosa che sta scritta nella seconda linea. E come abbiamo detto prima, questo significa che l'inerzia del corpo tende all'infinito quando U tende alla velocità della luce, quindi vuol dire che bisogna pompare più energia al sistema per accelerare la particella fino ad avere una velocità prossima a quella della luce. L'energia a riposo, invece, è l'energia che un corpo ha quando se ne sta buono lì fermo e non si muove. Solo per il fatto di esistere, questo oggetto ha una sua energia, l'energia a riposo, o, come ci ha insegnato Einstein, dividendo per la velocità della luce al quadrato, ha una sua massa a riposo. Quindi questo significa che quando consideriamo oggetti compositi, atomi, protoni che sono fatti di quark e così via, l'energia a riposo non è solo la somma dell'energia a riposo dei costituenti della particella, ma ci sarà eventualmente l'energia cinetica se le particelle si muovono e, cosa più importante, l'energia di legame. Il fatto che una struttura forma un reticolo e ci sono energie di interazione tra di loro, questa energia contribuisce all'energia a riposo. Esempio tipico verificato sperimentalmente è che l'atomo di idrogeno, quello più semplice, formato da un protone e un elettrone, se uno va a calcolare la differenza tra la massa dell'atomo di idrogeno meno quella del protone meno quella dell'elettrone, anziché trovare zero come si aspetterebbe, trova una quantità diversa da zero che è legata all'energia di legame. Il fatto che sia negativa indica proprio che è un'energia di legame. Ok, passiamo adesso a un'altra relazione importante che lega l'energia alla quantità di moto. E come sempre facciamo il parallelismo tra quello che succede in fisica newtoniana e quello che succede in fisica einsteiniana. Allora, abbiamo visto che l'energia cinetica di un punto materiale di massa inerziale m0 è uguale a un mezzo m per la velocità della particella al quadrato, la quantità di moto, la solita m0 per u. Da qui uno deriva la u e si scrive la relazione che lega l'energia cinetica e la quantità di moto. In meccanica dinamica relativistica si trova una relazione non analoga, però una relazione che lega l'energia e la quantità di moto. Si parte dalla definizione sia di energia relativistica che di quantità di moto relativistica, queste due scritte in alto, dove il gamma qui è il fattore relativistico definito qui. Allora, vedete subito che il rapporto tra queste due equazioni mi permette di derivare la velocità della particella in funzione della quantità di moto e dell'energia, la seconda diviso la prima. Prendo la U, la vado a inserire nell'espressione del fattore relativistico e scrivo il fattore relativistico in funzione dell'energia e quantità di moto. Dopodiché, questo è un modo per derivarlo, il gamma dalla prima equazione è data dall'energia diviso l'energia a riposo della particella, da quest'altra relazione è legata all'energia e quantità di moto, si eguagliano in espressione e si arriva a una relazione che lega energia e quantità di moto della particella. Ora, qual è l'aspetto importante di questa equazione? Vabbè, da un lato mi sta dicendo come sono legate l'energia e quantità di moto. Ops. Dall'altro però mi introduce un altro concetto che è un invariante relativistico, che è connesso con la massa a riposo della particella. Allora, come facciamo a dire con un invariante relativistico? Allora, innanzitutto la quantità qui, sigma definita qui, come l'energia al quadrato meno la quantità di moto al quadrato moltiplicato c quadrato possiamo porla anche uguale a 1, questa quantità risulta essere uguale sempre alla massa a riposo della particella elevata al quadrato, se volete l'energia a riposo elevata al quadrato. Che significa questo? Che supponiamo che io sto in un sistema di riferimento O, scrivo la quantità di moto, l'energia della particella nel riferimento O.
Ora la particella è ferma, quindi la quantità di moto è zero, e scusate che ho scritto m0, in realtà avrei dovuto scrivere m0 c4. L'energia a riposo della particella è la sua energia a riposo m0 c4. Ora calcolo questa quantità sigma, che è definita come l'energia al quadrato meno la quantità di moto al quadrato. Quindi per l'osservatore O sarà E con 0 quadro meno la quantità di moto per l'osservatore O al quadrato. Ma P con 0 è quadrato, e P con 0 al quadrato è 0 perché la particella è ferma, E con 0 è M0 C quadro, e quindi otteniamo che sigma è uguale essenzialmente all'energia a riposo al quadrato. Considero adesso un altro riferimento che si muove con velocità U' rispetto all'osservatore, quindi la particella si muove con velocità U' rispetto all'osservatore. Per l'osservatore U' abbiamo che la quantità di moto e l'energia li scriviamo P'E'. Vado a calcolarmi questa quantità sigma primo, che adesso sarà l'energia prima al quadrato meno quantità di moto prima al quadrato. Utilizzo le relazioni che legano l'energia e la quantità di moto alle velocità e alla massa a riposo, queste qui. Le inserisco qua dentro, vedete, le cose si combinano in maniera tale che posso mettere il gamma in evidenza e mi resta 1 meno primo quadro su c quadro, che è l'inverso di gamma, quindi è 1. E mi resta ancora m0 quadro c la quadro. Consideriamo un altro sistema di riferimento con velocità un secondo. Vi farò lo stesso giochetto. Scrivo l'energia e quantità di moto per l'osservatore un secondo che ho chiamato P secondo e secondo. Mi calcolo l'invariante, che stavolta sarà il secondo quadro meno P secondo quadro per C quadro. Ovviamente. Riutilizzo le relazioni che sono lì sopra, le cose si combinano in maniera tale che quello che resta è sempre m0 quadro c la quarta energia a riposo al quadrato. Quindi questo è un esempio di quantità invariante che si trova in relatività ristretta, che poi viene utilizzata per studiare i problemi di scattering, urti tra particelle. Qui riassumo un po' le cose, è un po' più generale, perché gli invarianti relativistici già uno li incontra nella cinematica, perché nel momento in cui scrive le trasformazioni di Lorentz, queste hanno la proprietà di lasciare invarianti il cosiddetto intervallo spazio-temporale. Cioè, vedete la seconda linea, scritta per l'osservatore che vede coordinate x, y, z e t. Applico la trasformazione di Lorentz sopra, quindi immaginate a posto di t sostituiamo questa relazione, a posto di x quest'altra. Le cose si combinano in modo che le velocità relative scompaiono e uno ottiene la stessa relazione scritta nel frame, che è in moto con velocità costante rispetto ad O. Quindi questo è un esempio di invarianza relativistica. La stessa cosa succede nella dinamica relativistica, ridefinendo in modo opportuno le trasformazioni tra le quantità di moto e energia viste da un osservatore rispetto ad un altro osservatore. E vedete, le cose vanno proprio in parallelo, perché la Px gioca il ruolo della x, e l'energia è il ruolo del tempo. Poi per ragioni dimensionali ci sarà C quadro C, ma questo non ha importanza. L'importante è vedere la correlazione tra X e T e P ed E. Ebbene, quello che succede è che le trasformazioni tra le quantità di moto sono tali, come dicevo prima, da lasciare invariante questa relazione, cioè il quadro meno la quantità di moto, le componenti di quantità di moto al quadrato. Quindi se io utilizzo le trasformazioni di Lorentz per le quantità di moto e l'energia, ottengo in un altro frame la stessa equazione. Quindi questo significa che due osservatori scriveranno le stesse relazioni e che, detti in altri termini, questi sono invarianti relativistici. Tornando un attimo alla relazione che lega l'energia e la quantità di moto, allora abbiamo che anche qui possiamo distinguere due regimi, il regime non relativistico e il regime ultrarelativistico. Il regime non relativistico significa che le velocità in gioco sono piccole rispetto alla velocità della luce, che si traduce in termini di quantità di moto, che la quantità di moto è molto piccola rispetto a quella quantità m0c. Questo vuol dire che l'espressione dell'energia qui la posso riscrivere in questo modo portando questa m0c quadro fuori, faccio uno sviluppo in serie della radice, e quindi vedete, l'energia diventa essenzialmente energia cinetica più l'energia a riposo nel caso relativistico. Nel caso della cinematica newtoniana avevamo solo il termine P quadro su 2m, se ricordate. Invece la relatività ristretta ci dice che c'è anche
l'energia a riposo. Invece più interessante è il limite ultrarelativistico, cioè quando le velocità delle particelle sono molto alte, molto vicine, prossime a quella della luce, il che vuol dire che la quantità di moto è maggiore di questa quantità m0c. Quindi allora vuol dire che in questa radice la p domina sul secondo termine, su m0c, e l'energia assume questa forma, p per c. O, letto in modo inverso, la quantità di moto è l'energia sulla velocità della luce. Ok, queste reazioni sono particolarmente importanti perché permettono di studiare casi particolari che riguardano i fotoni oppure i neutrini, perché i neutrini hanno una massa talmente piccola che nelle situazioni ordinarie può essere trascurata quando si studiano i processi di scattering. Quindi ritornando a particelle massless, nella fattispecie i fotoni o particelle in cui uno può trascurare la massa quando le quantità di moto sono elevate, allora quello che succede è che la relatività dice delle cose interessanti, che sono le seguenti. Come ben sapete sicuramente, all'inizio del Novecento non solo c'erano problemi che portarono Einstein a costruire la relatività ristretta e la relatività generale, c'erano anche problemi connessi col fatto che si erano visti dei fenomeni nuovi che non si riuscivano a spiegare in ambito di fisica, sia dei campi elettromagnetici sia di newtoniano. E quindi sto parlando di effetto fotoelettrico, corpo nero e così via. Però da quello che è emerso in questi tipi di studi è che essenzialmente è emersa la natura corpuscolare della radiazione, cioè la radiazione che era sempre stata vista come oscillazione di campi elettrici e magnetici, quindi un'onda che si propaga. Con questi esperimenti ci si accorse che la radiazione poteva essere descritta anche come una particella, cioè era costituita da quanti, da pacchetti di energia, ognuno dei quali portava un'energia E proporzionale alla frequenza dell'onda assegnata alla radiazione. La costante di proporzionalità, poiché fu Planck a introdurla, prende il nome di costante di Planck. E quindi ed è quella che caratterizza i fenomeni fisici a livello atomico e quindi in generale microscopici. Questo risultato dell'energia come pacchetto, come quanto di energia associata alla radiazione elettromagnetica e quindi al fotone, se uno analizza i risultati della relatività ristretta, può anche rileggere in termini di quantità di moto, cioè se una particella ha un'energia, la massa è trascurabile, è zero, deve avere anche una quantità di moto. Ora, se sono veri i risultati sperimentali per cui l'energia è uguale alla costante di Planck per la frequenza diviso C, posso anche scrivere la frequenza diviso C come la lunghezza d'onda e quindi ottenere che la quantità di moto, a meno della costante di Planck, è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Relazione questa che poi fu introdotta da De Broglie per spiegare la natura ondulatoria corpuscolare delle particelle. Allora, però, questo perché è importante? Perché se i fotoni li posso vedere come particelle che hanno una certa energia, una certa quantità di moto, allora posso pensare di studiare i processi di scattering utilizzando i principi di conservazione della quantità di moto e dell'energia. E infatti, cosa che immediatamente fece Compton, andando a studiare la diffusione di radiazione elettromagnetica sulla materia, in particolare luce che incideva su un elettrone. Qui abbiamo lo schema, forse. Quello che Compton essenzialmente notò, studiò, è l'interazione, lo scattering tra un fotone incidente su un elettrone a riposo e prima dell'urto, prima della diffusione, e dopo il fotone si propagava con un angolo teta rispetto alla direzione di propagazione iniziale e l'elettrone subiva un rinculo. Allora, quello che succede, l'idea è applichiamo i principi di conservazione dell'energia e della quantità di moto. Per quanto riguarda l'energia, nello stato iniziale abbiamo un elettrone a riposo e un fotone, nello stato finale abbiamo ancora un elettrone e un fotone. Quindi, poiché inizialmente l'elettrone è fermo, la relatività ci insegna che dobbiamo associare un'energia al riposo, m0c quadro. Poi, il fotone sta arrivando con una certa frequenza, quindi con una certa energia, e scriveremo hc diviso lambda, dopo se volete hn sarebbe hn. Dopo l'urto
il fotone si propaga con una frequenza n primo, e quindi abbiamo scritto hc diviso lambda primo, l'elettrone subisce un rincuro e quindi avrà un'energia relativistica adesso, perché si sta muovendo, energia cinetica più energia a riposo, quindi energia relativistica data da mc quadro. Però, vi dicevo prima, io posso utilizzare sia i principi di conservazione della quantità di moto che dell'energia. Per quanto riguarda la quantità di moto, vi faccio la stessa analisi. Quantità di moto iniziale deve essere uguale a quantità di moto finale, l'elettrone sta fermo e quindi daremo zero, il fotone incide con la quantità di moto P, che ho indicato qui P grassetto, poi l'elettrone si muoverà con P con E e il fotone si muoverà con una frequenza lambda, ni primo, quindi una lunghezza d'onda lambda prima, qui abbiamo associato una quantità di moto P primo e qui metteremo P primo. Ora, qua ci sono un po' di dettagli di calcolo, alla fine quello che Compton trovò è che la differenza tra la lunghezza d'onda diffusa e quella incidente del fotone era legata all'angolo di diffusione, però era anche proporzionale a questo H tagliato, dovrebbe essere M0C, che è la lunghezza Compton, cioè la lunghezza caratteristica alla quale i fenomeni quantistici diventano rilevanti. Okay? E quindi questo risultato fu trovato poi sperimentalmente, che se non ricordo male gli valse il premio Nobel. Un altro esempio tipico in cui i fenomeni relativistici entrano in gioco riguarda la produzione e nucleazione di coppie. Allora, per quanto riguarda la produzione di coppie, l'idea è la seguente: praticamente l'energia del fotone viene totalmente o parzialmente, poi dipende da quello che si studia, convertita in maniera tale da generare coppie elettrone-positrone. Ora, il positrone sarebbe l'antiparticella dell'elettrone. Il risultato eclatante di quando uno fonde i principi della meccanica quantistica con quelli della relatività e ottiene l'elettrodinamica quantistica o la meccanica quantistica relativistica è che la teoria prevede l'esistenza delle antiparticelle. Nella fattispecie prevede l'esistenza del positrone, cioè una particella che ha la stessa massa dell'elettrone, lo stesso spin, però carica opposta. La carica è opposta, vedete, perché deve valere comunque il principio di conservazione della carica. Se zero era all'inizio, zero deve avere anche dopo. Allora, quello che succede è che abbiamo un elettrone che arriva e qua, per ragioni di conservazione dell'energia e quantità di moto, deve esserci anche presente un nucleo. Non può avvenire nel vuoto questo processo. Ci deve essere per forza qualche altra cosa. In questo esempio, quello che succede è che, dicevo, ci deve essere comunque un nucleo in modo da avere la conservazione dell'energia e della quantità di moto. E allora, se analizziamo il processo, arriva questo fotone. Parte dell'energia viene convertita per la creazione di elettrone e positrone, parte dell'energia viene assorbita dal nucleo. E allora, se guardiamo i fotoni come pacchetti di energia, come particelle che hanno energia e quantità di moto, uno studia proprio un processo di scattering tra particelle, in cui abbiamo che l'energia iniziale è data dall'energia del fotone più quella del nucleo, l'energia finale è data dall'energia dell'elettrone, del positrone più quella del nucleo. Ora, l'energia del fotone è H tagliato N, come ci ha insegnato l'esperimento e poi come hanno dimostrato Einstein, Planck e così via. Il nucleo è fermo e quindi avrà la sua energia a riposo M0C4. Avviene lo scattering, l'elettrone acquista un'energia relativistica M più C quadro, scusatemi, il positrone M più C quadro, l'elettrone la sua energia relativistica e il nucleo avrà un'energia che è data dalla sua energia a riposo più energia cinetica. Vabbè, si fanno un po' di conti e si trova che l'energia incidente, affinché si genera la coppia elettrone-positrone, deve essere almeno maggiore o uguale della somma delle masse dei protoni, positroni ed elettroni. Lo si vede da questa relazione in basso. Poi il processo inverso, in cui vedete abbiamo un positrone e un elettrone che si incontrano e generano almeno due protoni per avere il principio di conservazione dell'energia e della quantità di moto. E anche qui si studia il processo come un mero processo di scattering tra due particelle in cui si scrive l'energia iniziale uguale all'energia finale, si fanno i soliti conti e si ottiene questo risultato. Niente di eclatante una volta capito come funzionano le leggi. Poi invece l'effetto
che vogliamo considerare adesso, l'effetto fotoelettrico che valse il premio Nobel ad Einstein, che tutto sommato rispetto alla relatività ristretta è generale un contributo decisamente minimo, però allora, quello che succede è che un fascio di luce incide su una piastra metallica e vengono emessi elettroni. Quello che si sapeva sperimentalmente è che esiste una frequenza di soglia che dipende da materiale. Questo vuol dire che se la luce incidente ha una frequenza più bassa rispetto a quella di soglia, gli elettroni non vengono emessi. Se è maggiore o uguale, vengono emessi. Poi l'altro fatto che si sapeva è che l'energia cinetica degli elettroni emessi era in qualche modo direttamente proporzionale alla frequenza della luce incidente. Ora, per spiegare questo fenomeno, Einstein si avvalse delle sue equazioni di conservazione in ambito relativistico ed è fatto che l'energia, che la radiazione elettromagnetica può essere vista come quanti di energia, ognuno dei quali trasporta un'energia a catagliato nero. Secondo punto è che l'energia di soglia era in qualche modo collegata al lavoro necessario per liberare gli elettroni dal metallo, perché tenete presente che gli elettroni stanno in un reticolo, c'è un'energia di soglia, una barriera di potenziale che gli elettroni debbono superare per uscire dal reticolo. E quindi facendo queste due ipotesi, Einstein disse l'energia iniziale cinetica, o meglio, scusate, l'energia cinetica degli elettroni che fuoriescono è uguale all'energia del fascio di luce incidente meno il lavoro necessario per estrarre gli elettroni. Oppure, riletto in modo diverso, applicando proprio il principio di conservazione dell'energia, l'energia incidente del fotone parte viene spesa per compiere il lavoro e far sì che gli elettroni superano la barriera, parte viene impartita agli elettroni che hanno energia cinetica. E infatti, vedete, non solo si trova che la frequenza incidente è maggiore della frequenza di soglia, ma anche che l'energia cinetica è proporzionale alla frequenza, così come i dati sperimentali dicevano. E per questo Einstein fu insignito del premio Nobel. Un altro processo in cui la dinamica relativistica entra in gioco, e questo è un esempio adattato qui però che accade in ambito astrofisico, nell'universo esistono fotoni, cosiddetta radiazione cosmica di background, questi fotoni che hanno una temperatura di 3 gradi Kelvin, che sono stati formati nell'universo primordiale. Allora, quello che succede, c'è questo mare di fotoni, arriva un protone, scattera con questi fotoni e genera particelle tipo Pezzer che possono decadere. Questo processo realistico lo riadattiamo qui, mettendoci in condizioni in cui adesso il fotone che va a incidere sul protone che è a riposo. Okay? Allora, quello che succede qui, abbiamo un fotone che incide su un protone e il protone resta lì e poi viene generata una particella π0. π0 sta a indicare che la carica è 0, quindi perché inizialmente la carica del protone è più 1, dopo il processo, perché la carica si deve conservare, abbiamo il protone ancora con carica più 1, però la particella che si genera deve essere neutro, altrimenti violeremo il principio di conservazione della carica. E allora anche qui, vedete, la dinamica relativistica entra in modo predominante perché ci permette di calcolare, ad esempio, qual è l'energia, cosiddetta energia di soglia, cioè l'energia minima che il fotone deve avere per generare la particella π0. E l'energia di soglia è definita come quell'energia per cui le particelle dopo l'urto sono inquiete, quindi hanno solo energia a riposo. Ora, se uno fa tutti i dettagli del calcolo, che non sto qui a commentarvi, ma sono qui riportati, si trova che l'energia di soglia, vedete, è legata in qualche modo al prodotto delle masse delle particelle. E, poiché è trascorso più di un'ora e mezza, mi fermerei qui con la signora che dipende dal sistema di riferimento. O è una vecchietta o una giovine bella signora. Ok. Grazie mille.